Siamo alla puntata numero 3 di questi 12 anni di vita, ragazzi. Arrivano gli anni più importanti, gli anni più difficili. 2010, 2011, 2012. Anni un po' difficili. Perché ora, comunque vi spiego. Go! Quindi nel 2010 ci siamo trasferiti in Los Angeles, io e la mia ex moglie, ho cominciato a lavorare un po' con le barche, intanto lavoro con le limousine, come dicevo. Purtroppo incominciano un po' di attriti a livello sentimentale. Le cose non vanno granché, perché comunque mia ex moglie non amante dell'acqua, giustamente, il desiderio di tornare nella terra madre, Texas, perciò incominciano un po' di problemi abbastanza seri. Abbiamo addirittura fatto delle terapie, ma io sono contrarissimo alle terapie. Non mi va di condividere la mia vita con nessun altro. Non penso che una persona solamente in un'ora possa capire e giudicare un'altra persona. Purtroppo le cose non vanno un granché. Non voglio spiegarvi nei dettagli. Comunque finisce abbastanza bene. Per fortuna non c'erano bimbi di mezzo, perciò purtroppo il padre e la famiglia avevano preso molto bene, perciò un po' di attriti con loro, molto di più che con la mia ex moglie. Alla fine arriviamo a un accordo, lei torna in Texas, e questo per me è una svolta incredibile, perché comunque mi trovo da solo, senza nulla, senza una macchina, senza nulla, valigia, e praticamente disperso in Los Angeles, che non conosco, dove non conosco nessuno. Tutti gli amici che avevo in comune con la mia ex moglie comunque mi hanno abbandonato, perché giustamente erano amici loro, non amici miei. Mi trovo in una situazione veramente difficile, e oltretutto senza soldi. Mi ricordo che avevo in banca $70, una cosa così. Avevo speso anche dei soldi per l'avvocato, perché comunque è sempre meglio avere un avvocato in caso di divorzio, e quindi avevo speso tutti i miei soldi per l'avvocato alla fine. Però in quel momento Craigslist mi ha salvato la vita. Craigslist è un sito dove fai pubblicazioni, cerchi lavoro, molto molto basso livello, cioè non è un grandissimo livello di sito, nel senso di compra e vendita. Ero in un bar dove c'era wifi e ho fatto un'applicazione per una marina, dockmaster, marina manager. Ho detto, ho imparato a fare gestire la marina in San Diego, questo non sarà poi così diverso, quindi ho la mia patente nautica, mi ci butto. Quindi non mi ricordo, ho fatto un curriculum al volo e l'ho spedito. Dopo tre giorni mi hanno chiamato e abbiamo fatto un'intervista al telefono. Dopo un altro giorno mi hanno chiamato ancora, mi dicono, guarda, ti vogliamo incontrare di persona. Una cosa emozionante. Mi ricordo, sono andato a comprare con gli ultimi $50, ho comprato una giacchettina e una camicia a Target, che è un centro commerciale dove ci sono le cose più basse, con un paio di pantaloni molto nautico, diciamo che era un abbigliamento molto nautico. Il giorno dopo sono andato a fare questo colloquio, ho incontrato su questa persona che era general manager, che era sempre questa persona, anzi una persona che mi ha cambiato la vita. Ho dedicato il nome di mia ultima figlia per questa persona, Isabella. Un'italo-americana che non sapevo che parlasse italiana, in Italia, ma trasferita immediatamente in America dopo un anno di vita, facevo avanti e indietro, però parlava benissimo italiano, genitori italiani, era in carriera, era un successo incredibile. So, forse gli sono entrato in cuore o qualcosa, e comunque dopo tre giorni di colloqui ho incontrato il presidente, mi hanno fatto una proposta e ho accettato. E mi ricordo benissimo, era l'11 maggio 2010, mi sedevo a questa scrivania di questa marina immensa di 300 rotti barche. Ricordo benissimo, mi sono trovato alla scrivania e mi sono messo le mani nella testa e ho detto, amore, che cavolo faccio? 7 persone sotto di me che devo gestire, una segretaria. Interessante, è stato un inizio veramente interessante. Dall'altro lato, la mia ex moglie comunque era partita, e a quel punto, fortuna, avevo una persona per la quale lavoravo in barca, e ho chiesto per cortesia se potevo vivere su questa barca, che ovviamente pagando un affitto, e lui, mi ricordo che mi disse, no, non ti preoccupare, usala quanto vuoi, starci lì, tanto non lo usiamo,
e se la usiamo comunque è un bagaglio solo, quindi non è un problema. Poi e comunque ero il capitano con la barca, comunque lo aiutavo a gestire e comunque uscire quando aveva bisogno. Tornato un po' tutto a fagiolo, sapevo che avevo un lavoro, un momento difficile dove tu dici wow, sarebbe stato facilissimo dire ok, torno in Italia, una lingua che so, un paese che conosco, comunque troverò qualcosa sicuramente. È stato molto più semplice fare questa mossa, però forse l'orgoglio, forse mi sono trovato in queste situazioni senza volere e volere, cercando di sopravvivere. Però non parlavo neanche più di tanto a mia madre o alla mia famiglia di questo, perché comunque volevo che comunque sapessero, comunque fosse una cosa molto 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 più tranquilla, ma non lo era, comunque era abbastanza pesante, andava comunque di condividere e comunque lasciarli in pensiero. Perciò duro, però sapevo che avevo un lavoro, ragazzi, avevo un lavoro, avevo le carte, avevo un lavoro che comunque mi avrebbe aiutato, che comunque mi avrebbe dato esperienza, comunque mi avrebbe fatto incontrare persone, e se comunque mi impegnavo in questo inizio, comunque in questi anni, sapevo che qualcosa poteva succedere, qualcosa poteva accadere. Perciò quella era la mia opportunità, non venire in America con le carte, non le carte. Quella era la mia opportunità, quel lavoro è stata la mia green card e la mia entrata in America. Dopo una settimana, drug test, tutto quanto passato, mi hanno assunto, quindi ho cominciato questa avventura. Intanto vivevo nella barca, però dopo 2 mesi, mi ricordo, mi chiamò Isabella e mi disse possiamo darti un appartamento. Mi fece un contratto per un monolocale gratis, praticamente non pagavo nulla. Stai in un appartamento e ogni mattina al lavoro e camminavo, perché era nella proprietà, perciò era vicinissimo. In ufficio ho incominciato a cercare di mettere in piedi un po' la mia vita, nella stessa maniera imparare una nuova attività, un sacco di cose, il vero business americano, quindi esperienza unica. Ho cominciato a rilassarmi un attimino, ho cercato, ho detto wow, ok, cercare di ricostruirmi una mia vita. Lì ho cominciato a recuperare un po' di soldi, sono comprato la mia prima purtroppo la macchina, non avevo abbastanza soldi per comprare la macchina. Quando comprai una Harley Davidson usata, non avevo credito, perciò Isabella, mi ricordo, mi fece la controfirma come garante. È una cosa che non mi dimenticherò mai. Bella veramente ha creduto in me, ha creduto in qualcosa di speciale. Mi ha veramente cresciuto, mi ha aiutato negli anni a gestire comunque la mia personalità. Mi ha fatto fare un sacco di corsi a livello manageriale, di come parlare. Gli devo tanto a Isabella. Ancora oggi, anche se non lavoro più in quella marina, ci vediamo almeno una volta ogni 2 settimane, le passo a trovare. Tornando indietro, prima di avere la moto, mi ricordo che i ragazzi della limousine, purtroppo piano piano mi staccavo da quel lavoro, perché giustamente non avevo più tempo, però nel weekend qualche volta riuscivo a fare. Mi avevano dato una macchina per un mese quasi, quindi per girare intorno. Quindi mi rilascio alla prima puntata, quando dicevo che questi ragazzi poi mi hanno aiutato anche nel futuro, erano stati veramente bravissimi. Ho un lavoro e tutto diventa un po' più semplice, sono solo, chiaramente non ho amici, la mia vita diventa giornaliera, cioè nel senso che lavoro, vado a casa, mangio, cucino, dormo e così, e nei weekend incomincio a conoscere un po' i miei clienti, incomincio a spendere un po' più tempo con loro. Ho conosciuto Justin, per chi mi conosce, Justin è un carissimo amico, uno dei migliori amici americani. Poi il giorno speciale dove dopo 7, quasi 8 mesi dal divorzio, mi ricordo che vedo questa ragazza passare con il cagnolino davanti all'ufficio e interessante, dal tipico italiano marpione, ho detto interessante, carina sta ragazza però, quindi dopo ancora e così là e via dicendo, e un giorno mi sono fermato e mi sono presentato, mi disse sono Nicole, una cosa incredibile, strana, e da lì ho cominciato un attimino a conoscere Nicole e avevo un evento degli appartamenti dell'azienda e praticamente ero
io andavo perché vivevo lì e poi non ho mai niente da fare, perciò Martini Party, quindi mi ricordo che avevo potuto spendere un po' di tempo con Nicole, quindi conoscerla un po' meglio. E poi piano piano, presto arriverà nelle prossime puntate, 2010, 2011 11 più o meno insieme. Consiglio ancora per, come ogni fine puntata, non mollare. Sarebbe così stato semplice tornare a casa in Italia e dire wow, mollo tutto perché comunque non ho futuro, non ho nulla. E invece forse un po' l'orgoglio, forse un po' la voglia di non fallire, o comunque la voglia di scoprire qualcosa di nuovo, o comunque credere in un'opportunità che avevo, che mi ci si è presentata. Non mollare ragazzi, non mollate, cercate di credere nei sogni, perché a volte i sogni veramente si avverano. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, grazie ancora mille per essere passati a Valtteri Americano. State in gamba, a presto, prossimi anni.